Io mi presento, sono Zambello Mirella, l'assessore che si occupa delle politiche sociali. Io Ingella Mirella, io l'assessore alla nostra sala, del lavoro e della casa. Poi arriverà anche il signor sindaco e gli assessori che si occupano della scuola e dell'istruzione. E dello sport, l'altro assessore, la ragazza che avete visto, si occupa dello sport. Ecco, allora, io mi sono presentata, mi piacerebbe molto che anche voi vi presentaste dicendo il vostro nome. Mia. Leila. Enamo. Mohamed. Hamad. Ahmed. Yusuf. Khalil. Adala. Zulma. Laila. Matovani. E anche un grazie alle animatrici e alle ragazze che stanno con voi, vero? Che si chiamano? Aurora. Irene, ci volete dire? E poi domani vogliamo l'indipendenza e torniamo alla nostra casa. Vogliamo tornare alla nostra terra, vicino al mare. مدينتي إيطاليا زينا زينا حتى وجبرنا هاو المرتين معي ثلاث ولعبونا وتعرفنا عليكم انتم مدري كنتو grazie a tutti i posti dell'Italia che abbiamo visitato e grazie tanto le volontarie che stanno con noi, mi fa piacere che giochiamo insieme, grazie anche a voi che date questa disponibilità, rimaniamo insieme un po'. Siamo dal 75, che era Sara, ex colonialista spagnola, di tanti anni fa, si chiama prima sulla cartella, si chiama Sara Spagnola. Dopo il 75 c'è un d'accordo, quando la Spagna vuole lasciare il territorio, si è fatto d'accordo con il Marocco e la Mauritania, che divise la terra tra due. Cioè, hanno occupato il territorio, una parte al Marocco e una parte alla Mauritania. Noi, la maggioranza dei nostri cittadini sono scappati fuori quando è cominciati gli invasi, siamo rifugiati, siamo andati fuori, c'è l'Algeria che ha aperto l'abbraccio, ha dato un pezzo di loro terra, era un deserto, siamo lì. Vogliamo avviare tutte le iniziative possibili per aprire anche nei nostri cittadini, grandi e piccoli, aprire la mente e il cuore a tutto il mondo, perché ci siano i diritti garantiti per tutti. Partiamo da quello che ha detto Mirella, che noi vogliamo essere veramente aperti, attenti, però i nostri occhi e le nostre orecchie sono i vostri occhi e le vostre orecchie. Cioè, la nostra sensibilità passa fondamentalmente attraverso le vostre attenzioni.